zonzo per l'America, Stanley e Ollio non hanno più preoccupazioni finanziarie. Possiedono infatti una Ford del 1911, una tenda residuato bellico del 1861, più un paio di mutandoni, due camicie e tre calzini di epoca imprecisata. Che cosa stavi facendo? Assaggiavo il minestrone. Se continui ad assaggiare i minestroni, io poi troverò una minestrina. Su, adesso vai a stendere il buchetto. E attento, non si spenga il fuoco. La bella lavanderina fa il buchetto la mattina. Troppo acceso. La tenda sta bruciando. Oh, accidentino, accidenteccio, al destino biboneccio. No, il minestrone, no. Non è colpa mia. Stanley. Ho l'impressione che i nostri beni di consumo si vedano sempre più consumando. Non abbiamo più da dormire, né da sfamarci. Tuttavia, non ci ritiriamo. No. Noi non ci ritiriamo, Ollio, ma i tuoi mutandoni sì. Andiamo. Dove andiamo, di bello? Fatti venire un'idea tu questa volta. Ma io non so come si fa. Ma temo che per la prima volta nella mia vita dovremo umiliarci a chiedere l'elemosina. Come? Ancora? Metti in moto il motore. Ma no, non posso fare Carlotta, l'orfanella sedotta. Su, avanti, lo so, io posso fare l'orfanella, ma non la sedotta. Chi volete che mi seduca? Avanti, avanti, sei sempre un bocconcino, ragazza mia. E se reciterai come oggi avremo un grande successo. Su, avanti, riprendiamo le prove. Seduta su una povera ma onorata poltrona, Carlotta, l'orfanella sedotta, aspetta Igino, l'odioso strozzino. Entriamo qui a chiedere l'elemosina? Mi pare una buona idea. Vediamo se ci sono cani da guardia. È chiaro che non ci sono cani da guardia. Entriamo. Ma è chiuso. Thank you.
Il mio amico ed io pare una sciocca crisi monetaria. Non abbiamo nulla da mangiare da 3 giorni sani. Poveri ragazzi, 3 giorni sani che non mangiate. Può fare il conto oggi, domani e dopodomani. Non avrebbe, gentile vecchina, latte e caffè con tante fette di pane ben tostato e imburrato? Ma sì, certo. Per me anche della marmellata di ceci. Chiedi troppo. Non ci badi, vi preparo qualcosa di molto speciale. Un mondo di grazie. Che possiamo fare, gentile vecchino policambiale? Il lavoro non ci fa paura. Non mi occorre niente, grazie lo stesso. Olio, perché non le tagli un po' di legna? Questo sarebbe splendido. La sua legna sarà tagliata, subito. D'accordo, vi chiamo appena è pronto. Perché hai suggerito questa orribile idea della legna? Non avevi detto alla vecchina che il lavoro non ti fa mai paura? Zitto, incauto ciorliero! Prendi, l'idea è tua, datti da fare. Ma io non so come si taglia la legna. Questo è falso. Mi hai detto che tuo padre commerciava il legname all'ingrosso. Non all'ingrosso, commerciava il legname all'ingresso. Che vuol dire legname all'ingresso? Vendeva stuzzicadenti di casa in casa. Anche se non sai come si specca la legna, approfitta dell'occasione e impara. Quello che fai. Non puoi lavorare col cappello in ma testa. Io... Oh! Adesso facciamo i conti. Aspettami. Su, interrompete il lavoro. È pronto in tavola. Vieni. Quando si lavora bisogna nutrirsi, è la prima cosa. È molto gentile, gentile vecchina. No, niente. Accomodatevi, io vado grazie. Di là, così state più a vostro agio. Versami il caffè. Thank you.
Hanno suonato. No! Che il cielo mi protegga! Lei è di nuovo qui? Sì, e adesso pagherà tutto. Che cosa vuole? Che soddisfi la mia insana passione, ma prima di fare la mia voglio che paghi le cambiali o le porto via la casa. Signore, io non l'amo e lei non mi avrà mai. E se credeva di trovarmi spaurita e rassegnata alle sue brame, si è sbagliato di grosso. Ho già pronto il denaro, signore. Pagherò le cambiali scadute, ma non avrà il mio corpo. Mai. E quando le avrò dato tutti i suoi soldi, andrà via. Hanno rubato i soldi! Oh no, pietà! Non mi faccia sua, sono anche pensata con un onesto lavoratore dei campi di nome Andrea. Basta così, smetta di piangere! Non ha più scampo ormai, è in mano mia! E coglierò il fiore della sua illibatezza! Oh, oh no, signore, lo prego! Abbia pietà, rispetti la mia purezza, lo scongiuro! Le devo solo $100! $100! $100 qua, $100! Ferma! Le darò solo un'ora di tempo! Se fra un'ora esatta lei non mi avrà dato $10, prima soddisferò le mie voglie e poi la sbatterò fuori di casa con tutti i mobili! Oh no, Andrea! Mio povero Andrea, che lavori i campi e hai tanta fiducia in me! Come posso tradirti per soli $100? Sono così disperata, così pura e disperata! Dobbiamo strapparle dalle zanne del lupo. Peccato, è un'occasione. Quello che lei ha dato a noi, noi daremo a lei. Panini e caffè latte. Non le daremo panini e caffè latte noi. Non vorrei che la gentile vecchina perda la sua virtù. Io perdo sempre le chiavi. Troveremo questi 100 miserabili dollari. $100? Sì. Mai visti $100? Oh, stupido. Non mi porti mai a vedere i dollari. Idea. Quale? So come trovare i $100. Ah, diciamolo alla gentile vecchina che anche stavolta no, sarà no, valore, no. Sì. Neanche una parola. Le faremo una sorpresa. Le diremo tutto il nostro ritorno. Oh, bene. Usciamo pianino pianino con passo leggero e felino. Avanti, breve gente. Uno di voi oggi sarebbe accetto della fortuna. Chi sarà il prescelto? Io sono qui per attuare un'opera benefica. Devo raccogliere la misera somma di $100 onde strappare una gentile vecchina sfrattata dalle unghie del bruto che vuole insidiarla. Il mio amico ed io ci priveremo di tutto ciò che abbiamo al mondo. Cioè venderemo questa macchina al più alto offerente. Io sono troppo basso per essere un alto offerente. Ma noi vogliamo vendere queste macchine per raccogliere $100. O una gentile vecchina sarà buttata in strada e brutalizzata. È un'indecenza brutalizzare la gente in mezzo alla strada. Ecco qua i miei $100. Oh, abbiamo la prima offerta. Chi offre più di $100? Scusi, che ore sono? Prego. Nessuno offre di più. L'una e 24. $100 e uno. Cosa? $100 e due. L'una e 24. Sua, venduta al signore per $124. Grazie, breve gente. Grazie dal più profondo del cuore. Dov'è? Dov'è quello che ha detto 124? Avevo detto è l'una e 24. Oh! Che cosa c'hai? Che cos'è? Dove l'hai trovato? Adesso capisco tutto. Cosa? Cosa?
Tu hai rubato il denaro che aveva da parte la nostra gentile vecchina. Si vede subito che sei colpevole. Ma io non capisco. Le hai sottratto i soldi dal cassetto, ma ora dovrai riparare. Dovrò riparare il cassetto? L'amico migliore che avevo conosciuto era un ladro che non conoscevo. Nel mio seno ho allevato una vipera. Non mi hai mai detto di avere un seno, Olio. Hai scelto di fare lo scheltro, ma riporterai mal tolta che hai tolta la svelta. Ma io non sono tu, vampiro delle vecchine. Tu, Mare Maldo. Tu, perfido lupo vestito d'agnello. Tu, tigre vegetariana. Tu, Giuda Iscariota. Tu. Basta! Non puoi darmi sempre del tu. Tieni. Tu vuoi la guerra? L'avrei. Sì. Avanti, monti in macchina. Sali subito sull'automobile. Ti porto dalla gentile vecchina a restituire il denaro che le hai sofferto. Avanti. Non voglio salire sulla macchina. No, me ne vado, ecco. Dove me ne vado via. Non voglio venirci. Fermati. Non dove voglio vai? Vieni qui. Verrai con me, prevola per forza. Ti ripeto che non voglio venirci. Insomma, stai fermo e non lanciami indietro. Ti ho detto di stare qui. Che cosa ti stringo? Guarda che mi hai ridotto. Sporca, mi fido sempre di te. Aiuto! Tieni. Aiutatemi! Stai calmo. Lasciami stare! Avanti. Aiuto! Fermati! Aiuto! Vieni qua! Aiuto, mi rapisce! Mi porta dalla vecchia! Ma non urlare, stai fermo! Aiutatemi! Avanti! Sai che cosa devi fare? Avanti! Non mi spingere! Scusi, signora. Perché litigate? Mi ascolti. Il mio ex amico, il qui presente, Stan Laurel, vuol fare una confessione. Non sono stato io, lo giuro, mi creda. Una confessione? Sì, è lui che ha rubato il denaro destinato a pagare le sue oneste cambiali. Non è vero. Non capisco, ci deve essere uno sbaglio. No, mia gentile vecchina, non c'è stato sbaglio alcuno. Gli ho trovato il denaro nella tasca. Ma qui nessuno ha rubato del denaro. Stavamo solo provando una commedia per il teatrino della parrocchia. Carlotta, l'orfanella sedotta. No, non c'è stato nessun furto. Tutti possiamo sbagliare. Oh! 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 Ma scusi, ragioniamo con calma. Posso spiegarti tutto? Oh! Oh! Sei troppo impulsivo, Stelio. Oh! Oh! No, è l'ascia. Esci sull'uscio. Tu lascia l'ascia e io sull'uscio escio. Striscia fuori dal guscio o te lo sfascio. Io non struscio, non sguscio. No, allora lo vedremo. No, aspetta. Ragione. Ragione. Sì. Oh, ragioniamo con calma, Stelio. Aiuto. Oh, oh. 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 Ciò è stupido. No! Perché non facciamo la pace? Stelio, non fare lo stupido. Lo vedi, sei sempre approssimativa. Addio, Olio! Fammi uscire.